In questo numero di Dylan Dog hanno preso un nemico classico del protagonista e lo hanno reso così carismatico che quasi ci piace. Sto parlando di Mana Cerace. Buon salve e bentornati su No Mamma Ammazzo. Sono molto felice di tornare a parlare con voi di Dylan Dog perché è un po' l'argomento più ciccioso e più succoso del canale, parliamoci chiaro. E a me piace parlare con voi di questo. Mi piace che ci sia un bel riscontro. Nel numero di oggi parte una mini saga di tre numeri, quindi di 3 mesi, dedicata a Mana Cerace, uno dei nemici più famosi di Dylan Dog, uno dei miei preferiti. Per chi non conoscesse questo nemico, è un po' il Freddy Krueger dei noaltri, è la personificazione del buio che, appunto, grazie al buio riesce a passare ovunque, solo la luce potrà sconfiggere questo nemico. Solo la luce può sconfiggere Mana Cerace. È un nemico che rappresenta anche una delle paure più inconsce, più comuni dell'animo umano, ovvero la paura del buio. E dato che appare in uno dei primissimi numeri di Dylan Dog, e Dylan Dog esplora un po' tutta la sfera emotiva, la sfera psicologica dell'animo umano, non poteva che essere un nemico perfetto per questa saga horror anni 80-90. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano Mana Cerace e soprattutto di commentare qui sotto in modo da creare una bella community. E perché no? Scrivetemi nei commenti una vostra poesia personale su Mana Cerace, una filastrocca, diciamo, che chissà, magari appare. Quindi tenete bene le luci accese quando lo fate. Iscrivetevi anche agli altri miei social, soprattutto Instagram e soprattutto il sito Viola, dove ormai ogni martedì e mercoledì faccio delle live. Per esempio, il mercoledì le faccio a tema Buffy l'ammazzavampiri, tanto per restare in tema incubo e demoni. Tornando al nostro carissimo Mana Cerace, lo incontriamo per la prima volta nel numero 34 dal titolo Il Buio e poi lo rivediamo nel numero 68, Lo Spettro nel Buio, con sempre Mana Cerace e Dylan Dog in copertina che combattono. Tenete molto presente questa immagine di Dylan Dog sul tetto che combatte Mana Cerace perché poi ci arriviamo. Però, come tutti voi che mi seguite sapranno, il Dylan Dog che noi ora stiamo leggendo, il Dylan Dog numero 409, fa parte di una nuova continuity che è stata appunto soft rebootata nel numero 401, l'Alba Nera, È stata un'operazione commerciale ma anche narrativa per rinarrare meglio le origini del nostro indagatore dell'incubo, una sorta di prequel per definire meglio quello che non era stato chiarito nei primi numeri nell'86. Però questo ha cambiato anche alcune carte in tavola, un po' come una crisi sulle Terre Infinite creata da Flash nei fumetti della DC Comics. Quindi Dylan è ai suoi primi anni di attività. E quindi non ha mai incontrato Mana Cerace nel numero 34 o nel numero 68? Sì e no. Perché dico sì e no? Perché questa storia, ragazzi, è fatta e scritta per essere apprezzato, o meglio, l'intento è di essere apprezzato da tutti quanti, dai lettori nuovi e dai lettori che invece sono di vecchia data e hanno già conosciuto Mana Cerace in questi numeri. Come sono riusciti a creare questa cosa? Direi in modo egregio rispetto al solito. Prima di addentrarmi un po' troppo nello spoiler, vorrei però parlare con voi un po' del disegno, della griglia e di come ho visto la struttura narrativa di questo numero, trovando cose che non mi sono proprio piaciute. Per esempio, a livello di struttura narrativa, è vero, questa è una miniserie di 3 numeri, quindi questo è l'inizio, poi ci sarà la parte centrale e poi ci sarà la fine. Non per questo ci deve essere un'introduzione, un prologo così lungo, mi riferisco alla genesi di Mana Cerace, è stata davvero davvero allungata. Un po' come per Dylan Dog, che ha avuto i suoi 6 numeri dal 401 al 406, per avere una nuova rinascita spiegata meglio, qua hanno fatto la stessa cosa con Mana Cerace, ma davvero hanno aggiunto dei dettagli superflui per un mostro che fondamentalmente nasce dall'incubo.
non serviva essere così specifici sulle sue origini, anche perché in passato sembra che Manacerace ne abbia avute diverse di interpretazioni sulle sue origini e qua sembra quasi che le vogliano includere tutte. La sceneggiatura di questa storia è stata affidata sempre a Claudio Chiaverotti, colui che nel numero 34 fu lo sceneggiatore di Il Buio, ovvero il creatore di Manacerace, che ritorna a riscriverlo dopo che lo ha scritto anche nel 68. E se questo nome vi è familiare, Claudio Chiaverotti è anche colui che ha ideato Morgan Lost e che di recente i lettori di Dylan Dog conoscono per il crossover Morgan Lost e Dylan Dog. Quindi se vi è piaciuto Morgan Lost, se vi è piaciuto Morgan Lost e Dylan Dog, dove tra l'altro appare anche Manacerace, una delle creazioni, appunto, di Claudio Chiaverotti, vi piacerà sicuramente questo numero. Per quanto riguarda la griglia del disegno, invece, è molto classica, non ho notato cose particolari, c'è una griglia a 6, comunque non si esce mai dalla pagina, le pagine sono sempre bianche, non c'è mai il disegno che sfora la griglia, quindi è una griglia molto classica, molto anni 80 se vogliamo. E devo dire una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, anche qua ci sono i soliti flashback, si contraddistinguono i flashback dalla narrazione in tempo reale, dal fatto che i balloon, scusate, che i riquadri sono smussati e non sono quadrati, la stessa cosa avveniva anche nel numero 34. Però devo dire che qua c'è un'alternanza di flashback e racconto presente un po' pesante, cioè si alternano troppo e a momenti su a una prima lettura non capisci. Da adesso in poi si entra nella parte spoiler, quindi se non volete spoiler, mutate e tornate un'altra volta dopo che avete letto il numero. Questo numero è ricco di riferimenti appunto al 34. Dicevo, hanno retconnato la continuity di Dylan Dog con questo evento della meteora e pare appunto che Dylan, anche in questa nuova continuity, abbia già incontrato Manacerace, però fortunatamente non sono ricorsi al solito stratagemma di mi sembra di averlo conosciuto in un'altra vita, o forse, ok, l'hanno usato anche in questo numero, ma per un'altra cosa poi ci arriviamo. Mentre Manacerace, il numero 34, è stato semplicemente inserito nella continuity perché succedono le stesse cose che sono successe qua nel passato di Dylan Dog, quando Dylan Dog era un cadetto a Scotland Yard. Quindi il numero 34 si può rileggere tranquillamente nella nuova continuity, dovete solo immaginare che Dylan Dog non sia un indagatore dell'incubo nel suo scontro, ma sia un cadetto di Scotland Yard. Ovviamente anche nel 34 i siparietti con Groucho non ci sarebbero stati perché non aveva ancora incontrato Groucho, quindi ci perdiamo tutta la storia fantastica della festa dei sosia, però al di là di quello, tornando a questo numero. Ci mostrano anche delle scene in flashback che sono pari pari prese dal numero 34, ovvero la ragazza alla poltrona di Dylan Dog che sta confessando il suo delitto, l'inquadratura e tutto è stata presa pari pari dal numero 34, il buio. Come ho detto all'inizio, questo Manacerace è davvero carismatico, quasi si simpatizza per lui. C'è la scena dell'ospedale che è fantastica, lui che va in giro a uccidere tutti facendo battute, è davvero bello da vedere in modo terrorizzante, ma bello come lo hanno scritto. La scena in particolare che mi ha colpito, la signora inferma sul letto che chiede, che prega Manacerace di risparmiarle la vita, di non ucciderla. In quella scena Manacerace, la guarda, capisce che è già affetta da un male interno che la sta uccidendo e gli fa capire come lui sia un assassino che uccide per divertimento, per noia, ma non uccide per odio. E lo fa in pochi secondi, lo fa senza, cito, patetiche, prolungate sofferenze indicibili. E qua vediamo la posizione già trattata da Roberto Recchioni nel numero 280 Mater Morbidi, come il prolungamento dell'agonia di certe malattie sia peggio della morte stessa. Qua chiaramente Chiaverotti o la pensa allo stesso modo oppure insieme a Roberto Recchioni hanno voluto dare questo punto di vista di come sia la differenza tra un assassino, un mostro come Manacerace e i mostri che ci sono nella vita reale, come appunto
l'indicibile malattia e sofferenza. Come sapete, c'è invece un mostro che si occupa della malattia e della sofferenza, che è Mater Morbi, appunto personaggio creato da Roberto Recchioni, e quindi c'è anche un po' questo controaltare di due tipologie di mostri. Ho fatto anch'io un video in cui si parla di malattie di Dylan Dog, purtroppo non della serie regolare, ma della serie Color Fest, ve lo metto qui e ve lo metto anche in descrizione, andatelo a vedere, a me piace molto, ci tengo molto a quel video. Fatemi sapere se volete anche che parlo di Mater Morbi, fuori tempo massimo, chi se ne frega, quando un giorno che ho tempo me lo rileggo bene e faccio la recensione di Mater Morbi. Così, a grande richiesta, fatemelo sapere. All'inizio della storia c'è un collezionista di cimeli di serial killer, che spero che sia una cosa che non esiste nella realtà, che cita, fa un paio di citazioni, quella più evidente è quella del "I conigli rosa uccidono", uno dei numeri più famosi di Dylan Dog. L'intro per l'appunto è molto lunga, vediamo mille modi in cui è nato Mana Cerace, lo vediamo da piccolo, lo vediamo quando uccide da vivo, quando viene condannato in prigione, che poi si uccide per diventare appunto la personificazione del buio, tante cose. Vediamo anche una persona, colui che assume Dylan Dog, che pare abbia un trascorso con Dylan Dog, che sia il figlio di una persona uccisa in passato da Mana Cerace, che ci mostra appunto come Dylan Dog da cadetto abbia conosciuto questa personificazione del buio. E poi c'è tutta una genesi di nuovo, una nuova genesi di Mana Cerace, perché appunto è già esistito anche in questa nuova continuity, è stato sconfitto dal cadetto Dylan Dog, quindi Mana Cerace già conosce Dylan Dog, ma sta per essere rigenerato. Non torna da solo a quanto pare, quindi è stato già sconfitto. Non torna da solo, come spesso fa, ma torna grazie a un esperimento scientifico. Ora, un personaggio come Mana Cerace, che appunto è misterioso, nasce dal paranormale, dall'occulto, nasce dall'incubo, il fatto che venga creato in laboratorio gli toglie un po' di poesia, di romanticismo, nonostante, come dice lui stesso, è uno dei mostri più romantici che ci sono in Dylan Dog. Questo numero introduce molto meglio, l'abbiamo già visto mi sembra nell'Alba Nero, comunque nei primissimi numeri del ciclo 666, ma qua viene introdotto meglio anche un altro personaggio, un altro nemico storico di Dylan Dog, che è il dottor Hicks, non X, ma il dottor Hicks, che Dylan Dog conosce in questi numeri, nel numero "Fra la vita e la morte", scusate, io ho la speciale maxi ristampa, che è il numero 14, in cui vediamo questa specie di Dr. Frankenstein con tanto di creatura, che anche qua nel numero, scusate, "Il ritorno al buio" vediamo, e poi lo incontriamo di nuovo in "Ritorno al crepuscolo" e in "Oltre la morte". Un personaggio molto affascinante che spero si vedrà più spesso. Io spero che Dylan Dog abbia una rogue gallery, cioè una galleria di villain che venga usata in modo un pochino più continuativo, non noioso, però quasi a un livello supereroistico. Poi certo ci sono, è giusto che ci siano dei numeri singoli, ma è giusto che ci sia una bella cerchia, una bella galleria di nemici da utilizzare, in modo che lo spettatore si affezioni, gli piacciono anche i nemici. Non dico che debbano idolatrarli come molti adorano il Joker più di Batman, però sarebbe bello avere una comunità così corposa di nemici. Sarebbe anche bello poi vedere appunto delle alleanze. Qui per esempio abbiamo visto in un certo senso un'alleanza tra il dottor Hicks e Mana Cerace. In questa versione Mana Cerace è in un certo senso figlio del mostro creato dal dottor Hicks, che solo a pensarci mi viene ribrezzo, però diciamo che è un nuovo spunto molto interessante. Non ci resta però che vedere come va avanti. Lo scopriremo il mese prossimo nel numero 410 dal titolo "La notte eterna", in cui sarà esattamente un continuato di questo numero. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi di questo numero, e fatemi sapere qui sotto tutte le citazioni che io mi sono dimenticato di cogliere, che non ho colto, perché sicuramente ce ne sono un paio, me ne sono scappate, non riesco a
ad aggrapparmi a capire dove le ho già sentite, scrivetemelo qui sotto, mi fareste innanzitutto un grande favore. Fate anche molta attenzione a Instagram, perché domenica 4 ottobre ci sarà una live su Instagram in cui continuerò a parlare di questo numero, Ritorno al buio. Ma fate molta attenzione, perché potrei non essere sul mio canale Instagram, ma potrei essere ospitato da qualcun altro dell'ambiente dilaniato. Seguitemi e lo scoprirete. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e arrivederci al prossimo video. Vabbè, anche sto video è finito. Spegniamo le luci.